Natale, il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. Il pontefice prega per la pace e aggiunge: bisogna essere pronti a gesti di solidarietà. In Ucraina le armi non tacciono neppure a Natale. Il presidente Zelensky fa un nuovo appello all'unità. Sparatoria di Parigi. Il presunto autore avrebbe agito per odio razziale. L'uomo è stato ricoverato nell'infermeria psichiatrica della questura. Cina, nuova ondata di contagi con la fine della tolleranza zero. Aperti nella regione di Shanghai 3.000 centri di monitoraggio. Gli ospedali sono saturi. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buon Natale! Il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco richiama l'importanza del vero senso del Natale per nutrire lo spirito, uscire dal frastuono e pregare per la pace, in Ucraina come in Siria, Yemen, Iraq, Myanmar, Terra Santa, Iran, citate dal pontefice nel suo discorso. Illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Purtroppo si preferisce ascoltare altre ragioni dettate dalle logiche del mondo. Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace, anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. L'invito è ad essere pronti a gesti di solidarietà concreta per accogliere poveri, ma anche profughi e emarginati, l'immagine di Dio che si è fatto uomo. Nella partita a scacchi delle intenzioni, la Russia si dice pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di rifiutare le trattative. Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, risponde su Twitter: Putin deve tornare alla realtà, la Russia ha attaccato unilateralmente l'Ucraina e sta uccidendo dei cittadini. Non vuole negoziati, cerca solo di evitare le responsabilità. Intanto i soldati ucraini festeggiano il Natale a Kharkiv. Un militare della 127esima brigata di difesa territoriale è sicuro. Tutto andrà bene, dice. L'Ucraina vincerà al 100% questa guerra e dopo festeggeremo come si deve con i nostri soldati e le nostre famiglie e sarà una festa che non dimenticheremo mai. Intanto, a contraddire la volontà di negoziare, le truppe russe hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 74 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo 8 civili e ferendone altri 17. Odio per gli stranieri. È questa la molla che avrebbe spinto il presunto autore della sparatoria di Parigi a far fuoco sui cittadini curdi, uccidendone 3. È lo stesso 69enne francese arrestato in seguito all'attacco a parlare di odio razziale, diventato patologico dopo un furto con scasso di cui è stato vittima nel 2016. In custodia cautelare, l'uomo è stato ricoverato nell'infermeria psichiatrica della questura. Il medico che l'ha visitato ha dichiarato che lo stato di salute dell'interessato non era compatibile con il provvedimento di custodia cautelare. L'attacco di venerdì ha scioccato la comunità curda, che ha denunciato un atto terroristico e ha accusato la Turchia di averlo orchestrato. Il fatto che la matrice terroristica e politica sia divenuta secondaria nelle ipotesi battute dagli investigatori ha suscitato la rabbia di alcuni manifestanti curdi, che si sono resi protagonisti di disordini e vandalismi. Una donna è morta dopo essere rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey vicino Liverpool, Gran Bretagna, nella notte fra sabato e domenica. Ferite altre 3 persone. La polizia ha aperto un'inchiesta avviando un'indagine per omicidio. La polizia di Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'una di ieri notte. 3 uomini e una donna sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con ferite d'arma da fuoco. La donna è morta poco dopo il ricovero. Una bambina di 22 mesi ed entrambi i genitori in carcere. I giudici belgi temono che l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e il suo compagno e assistente Francesco Giorgi possano inquinare le prove e perciò restano in prigione, anche in considerazione del fatto che i magistrati hanno respinto la richiesta dei legali di Kaili di libertà con braccialetto elettronico. La signora Kaili è sola in una cella di prigione, purtroppo anche la sua bambina di 22 mesi è sola. È Natale e non c'è nessuno. Eva Kaili sente che sta vivendo un disastro. Per favore, rispettatela, dice il suo avvocato Dimitra Kopoulos.
Detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, il maxi giro di mazzette per oltre un milione di euro, presuntamente corrisposte a parlamentari europei attraverso una rete di contatti con emissari marocchini e qatarini, Eva Kaili si professa innocente e pronta a collaborare con gli inquirenti. Per ora resta in detenzione. Dopo aver abbandonato la politica zero Covid, la Cina è nel pieno di una nuova ondata di contagi. A Shanghai e dintorni sono stati aperti quasi 3.000 centri di monitoraggio dove effettuare tamponi e ricevere medicinali antipiretici e analgesici. Quasi 250 milioni di persone in Cina potrebbero aver contratto il virus nei primi 20 giorni di dicembre. Cifre non ufficiali, ma se fosse così, rappresenterebbe circa il 18% di 1,4 miliardi di cinesi, il più grande focolaio di Covid-19 fino ad oggi a livello globale. Gli ospedali sono oramai sovraffollati e sotto stress, con file di bare davanti ai forni crematori. A Qingdao, fonti locali riferiscono che, stando alle cifre della sanità municipale, ci sono 500.000 di nuovi casi al giorno. Intanto, dopo la fine delle restrizioni, il governatore di Hong Kong ha annunciato la riapertura del confine con la Cina a gennaio. Fino ad ora la prassi implicava passare attraverso l'immigrazione e rispettare il periodo di quarantena. Si è spento nella notte di Natale in Italia il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Aveva 65 anni e lottava contro un male incurabile. Magistrato, è stato per due volte ministro degli esteri con Berlusconi Premier negli anni 2002-2004 e 2008-2011. All'esperienza nazionale è seguita quella comunitaria. Frattini è stato vicepresidente della Commissione europea e commissario per la giustizia negli anni 2004-2008. Unanime il cordoglio del mondo politico. Un tir che trasportava GPL è esploso a Boksburg, vicino a Johannesburg, in Sudafrica, uccidendo almeno 9 persone e ferendone 50. Il mezzo sarebbe passato sotto un ponte troppo basso. L'ipotesi più plausibile è che nel sottopasso il tetto del mezzo, sfregando contro il cemento, abbia dato origine a scintille che hanno poi innescato l'incendio. A Marwa mancavano solo pochi mesi per diventare la prima donna della sua famiglia afghana ad andare all'università. Invece guarderà con dolore suo fratello, che andrà senza di lei alla facoltà più vicina. Le donne nell'Afghanistan, controllato ai talebani, non fanno che perdere libertà. Adesso è stato vietato loro di frequentare l'università. Mi sento veramente trattata come una pezza da piedi. Se avessero ordinato la decapitazione delle donne, anche questo sarebbe stato meglio. Se dobbiamo essere così sfortunate, vorrei che non fossimo mai nate. Siamo trattate peggio degli animali. Gli animali possono andare dovunque da soli, ma noi ragazze non possiamo neanche uscire di casa. La 19enne aveva recentemente superato un esame di ammissione per iniziare a marzo un corso di laurea come infermiera presso un'università di Kabul. Era entusiasta di unirsi al fratello Hamid. Volevo che mia sorella potesse raggiungere i suoi obiettivi insieme a me, avere successo, andare avanti. Quando le università sono state aperte sotto i talebani, sono stati specificati i giorni diversi per i ragazzi e quelli per le ragazze. Alle ragazze non era permesso entrare se non indossavano un foulard. Ma come possono adesso i talebani dire alle ragazze che non possono più andare in facoltà? È assurdo. Il peggio dovrebbe essere alle spalle, ma il Natale è andato così oltreoceano, sferzato da una tempesta invernale senza precedenti con neve, ghiaccio e la colonnina di Mercurio scesa oltre 20 gradi sotto lo zero. Qui siamo a Buffalo, cittadina dello stato di New York, che ha registrato le peggiori conseguenze dell'eccezionale ondata di maltempo, ma da est ad ovest, passando per gli stati del Midwest fino alla Florida e Texas, è stata quasi l'anticamera dell'inferno. Anche a Cleveland, ma nonostante tutto, in uno stadio ripulito dalla neve, si è tenuta la partita di football. Il primo bilancio di danni e vittime pesanti, almeno 28 i morti per incidenti stradali, migliaia i voli annullati e ancora 500.000 di americani senza elettricità. Le autorità locali invitano i cittadini a restare in casa e pazienza se è Natale.
domani è un altro giorno.